Mister Carrara, oggi ci avevamo creduto, poteva arrivare il primo punto se non i primi tre punti, invece è arrivata solo la beffa nel finale. Sì, i ragazzi hanno fatto sicuramente nel primo tempo una buona partita. Sono molto soddisfatto del primo tempo perché ho visto una squadra in crescita, una squadra organizzata, con voglia, con la mentalità giusta. E nel primo tempo abbiamo avuto anche, ce la siamo giocata almeno ad armi pari contro la Reggiana, che comunque è una buona squadra, e abbiamo creato molte opportunità per poter andare in vantaggio, siamo stati anche un po' sfortunati. Il secondo tempo invece non mi è piaciuto molto perché la partita ha preso una piega troppo nervosa, ci siamo sfilacciati, è stata una partita molto confusionale da tutte e due le parti e secondo me da questo punto di vista dobbiamo crescere ancora. Fa arrabbiare un gol preso in questa maniera o magari fa capire che comunque la squadra vuole sempre giocare il pallone? Perché così come è successo con l'Ancona, il primo gol subito è un errore in fase di, diciamo, di disimpegno della palla al limite dell'area di rigore, la Reggiana ruba palla e segna. Fa più arrabbiare o fa più pensare che magari la squadra con un po' di malizia in più può far bene? Beh, partendo dal presupposto che, come ho già detto in precedenza, noi dobbiamo sempre cercare di giocare la palla anche nelle difficoltà, però per questi due gol mi soffermo su un aspetto, diciamo che sono state delle nostre ingenuità e delle distrazioni da parte dei ragazzi, della superficialità e della non attenzione in certe fasi, ed effettivamente i due gol che hanno fatto loro glieli abbiamo regalati abbastanza, direi. Ultima cosa, l'emozione di giocare in un impianto del genere, un impianto senza barriere, rinnovato, questa è la storia del Padova e soprattutto qua c'è stata messa la prima pietra su quello che speriamo dovrà essere il calcio, ovvero i tifosi a contatto, una grande festa. Che emozione è stata? Beh, l'impianto io l'avevo visto in fase di ristrutturazione quest'estate quando abbiamo iniziato l'attività e adesso è tutta un'altra cosa. Devo veramente fare i complimenti a chi ha fatto i lavori e a chi ha ristrutturato questo impianto perché è veramente molto bello. Sia la parte delle tribune che il terreno di gioco sono stupendi e quindi è un onore e anche una bellissima cosa, credo anche da parte dei ragazzi, poter giocare in questo impianto e speriamo che ci dia anche delle soddisfazioni, insomma.